Buongiorno ragazzi, oggi è 27 ottobre, sono le 8 e mezza, siamo entrati da pochissimo nel bosco, ha piovuto stanotte, quindi se non fa caldo comunque è un buon segno. Sono un'infinità di foglie, proprio tante, tante, tante. Guardate che situazione. Però la mia ragazza si è già attivata. Guardate un po'. Andate un po', eh? Inizia bene, inizia bene. A dopo, ragazzi. A distanza di, boh, penso 2 minuti, perché quello che ho raccolto dalla mia ragazza era lì. Le stavo dicendo che vicino a queste piante, 3 o 4 settimane fa, un mesetto fa, ne avevo trovato uno. E, beh, che dire? Direi che il bosco mi ha dato ragione, no? Bene, 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 molto bene. Dai che ci divertiamo oggi, dai che ci divertiamo. A dopo. Eccoci qua, mia madre ci ha appena chiamato perché proprio sul bordo del sentiero, ma sul bordo, guardate qua cosa c'è, uno zio moretto. Guardate che bello, guardate che meraviglia, che spettacolo. E beh, continuiamo. A dopo, ragazzi. E niente, ragazzi. Ho abbassato lo sguardo. Qui è dove l'ho appena levato. E questo qua voglio mica lasciarlo qui. Questo signorino qui. Non capisco bene come sia messo e soprattutto come sia fatto, però. Eccolo qui. Guardate qua. Che spettacolo che non si era ancora colorato di qua. Perfetto. A dopo. Ciao ragazzi. Eccoci di nuovo qua. Siamo nella zona disboscata. Questo l'ho visto per puro culo, perché adesso adesso ho già spostato le foglie, ma era tutto coperto. Guardate che bello, bello sano, perfetto. Continuiamo, a dopo ragazzi. Ciao ragazzi, siamo di nuovo qua, è il pomeriggio del 27 ottobre. Venuto a fare un giretto così a raccogliere due castagne, a vedere sto bosco che è dove li abbiamo trovati, cioè dove li ho trovati a luglio, giugno-luglio, e la mia ragazza mi ha chiamato perché c'erano delle castagne grosse. Io stavo andando da lei. Guardate un po' qua chi c'è ad aspettarmi. Un signorino che è ben attaccato. Guardate un po'. Bene, 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 bene. Beh, allora vediamo di trovarne altri. A dopo, ragazzi. E niente, quello di prima era qua. Ci siamo spostati lì, che c'erano delle castagne che erano enormi. E ve ne faccio vedere qualcuna quest'anno. Sono delle castagne che sono qualcosa di spettacolare. Era il telefono con mia madre. La mia ragazza si è spostata un pochettino. Guardate chi c'è qui. Andate un po', questo bel signorino, direi che non è niente male, niente niente male, a dopo. E niente ragazzi, stavo pulendo quello lì, ha allargato gli occhi, guardate un po', un altro,
due, guardate questo, guardate questo, guardate questo. Spettacolo, spettacolo. A dopo, ragazzi. E niente, stavo dicendo al mio ragazzo che in questo pezzetto qua dove stiamo salendo di solito non ne troviamo. Mi giro e boh, il bosco, non so, mi sta prendendo in giro. Ha deciso di farmi fare figuracce. Adesso voglio capire come levarlo, che è nato tutto storto. Ma lo leviamo senza rovinarlo, spero. E niente, è dolissino, fresco fresco, appena nato. Bene bene, continuiamo, a dopo. Eccoci qua, si è messo a diluviare, ma noi non cediamo, perché, cioè, come possiamo cedere se ci sono funghi del genere, dei rossi così? Non me la sento proprio di mollare. A dopo, ragazzi. Che palle sta pioggia, che ci sarebbe da divertirsi. Guardate qua. Non ti sento, amore. Guardate che roba. Prova a toglierlo. Mamma mia, com'è attaccato, non vuole levarsi. Oh, andate un po'. Bene, bene, a dopo, continuiamo. Eccoci qua, qui sotto è dove ho raccolto quello là. L'aveva trovata la mia ragazza e qua c'è un altro zio Pinicola, che levarlo non sarà facile. Proviamo a passargli da dietro, che c'è anche una radice qui sotto. Vediamo un po'. Se si staccasse dalla radice, c'è una gamba, signori. No, è uno, ma guardate che roba, che Epinophilus. Perfetto, continuiamo. Eccoci di nuovo qua, guardate, lì ce ne sono, guardate, due. Lascio perché sono piccoli, ma qui c'è il fratello maggiore, che direi che non è proprio da... sono due attaccati assieme, che non è da... non sono da lasciare qui, sarebbe quasi un delitto lasciarli. Guarda, guardate un po'. Io vorrei farveli sentire, vorrei davvero farveli sentire, sono uno spettacolo. A dopo.